Eccoci qua, buongiorno a tutti. Se ancora non mi conoscete, mi chiamo Marco Brunello Randelli e mi occupo dell'ufficio formazione per il gruppo editoriale Raffaello. E oggi siamo in tanti, penso ieri con la Flavia Franco siamo arrivati a quasi 3.000 partecipanti. Vi dico la verità, quando abbiamo messo in piedi questa settimana della valutazione in epoca DAD, non eravamo sicuri dell'interesse di voi insegnanti a partecipare. Invece ci siamo resi conto che questo forse è uno dei webinar di servizio più interessanti, perché mai come oggi c'è necessità di capire quali sono le linee guida da seguire, quali sono i consigli sia da parte del Ministero, che ci deve dare delle indicazioni come tutti, degli editori che devono dargli gli strumenti per mettere in pratica poi quella che è una valutazione, ma anche di consigli di chi da parte di chi il mondo della scuola lo respira un po' da sempre. Ieri abbiamo sentito la nostra Flavia Franco, che ha presentato dei lavori incredibili, la sua esperienza, dei lavori magari anche di altre realtà, come per esempio quello del Comprensivo San Francesco di Jesi, provincia di Ancona, dell'insegnante Cinzia Bambini. Oggi invece abbiamo una risorsa preziosa per la casa editrice, con la quale noi collaboriamo, abbiamo già collaborato per quanto riguarda per esempio la formazione sulla scuola dell'infanzia e alla quale ci rivolgiamo per avere dei consigli. Parliamo della dottoressa dirigente scolastico Laura Barbirato, che dovrebbe essere un attimino già qui con noi. È con noi, dottoressa? Adesso diamo qualche minuto per collegarsi. Ci E sono, eccola qua. ci Allora, sono, ci sono. Buongiorno, grazie per l'invito benvenuta. e grazie mille. Spero di essere d'aiuto in questa guida alla riflessione che ci interroga tutti in un momento così complesso e delicato, non solo per la scuola, ma particolarmente per la scuola, direi. Assolutamente. Bene, finisco con lo spiegone, come lo chiamo io. La dottoressa fa parte del direttivo ANDS Lombardia, quindi l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici. Io, perché sono ignorante, ho scoperto dopo che ha contribuito alla stesura dei maggiori articoli che stiamo leggendo sulle varie riviste specializzate da Orizzonte Scuola, Tecnica della Scuola, ma ne parlerà meglio lei. Io ho avuto la fortuna di visitare la scuola, l'istituto comprensivo Via Maffucci, Brodio, Giusto. Guicciardi, Maffucci, ed è una realtà splendida perché, nonostante parliamo di Milano, il comune di Milano, è una scuola, mi perdoni preside, non voglio dire, ma è una scuola tosta, grande, tanti studenti, dove la pluralità, dove ci sono molte etnie diverse, dove ci sono realtà diverse, dove non è semplice mettere in pratica anche la didattica a distanza, perché non parliamo. Assolutamente. Sempre. Quindi ecco, l'esperienza della dottoressa Barbirato mi interessava tantissimo. Come sempre, io adesso scompaio dalla chat, cioè dal video, vado in chat rispondendo a delle vostre domande, ma perdonatemi, non potrò rispondere a domande tecniche sulla valutazione DAD. Risponderò magari quelle che sono le nostre pratiche da ufficio. Anzi, 9 email su 10 che ci scrivono per mancato ricevimento di attestati hanno il dominio su Alice o su Tim. Quindi, perdonateci, ma i problemi di Alice e Tim per il dovuto aumento di traffico non dipendono da noi. Ma come state vedendo, rimandiamo sempre gli attestati a chi non è arrivato. Nella parte conclusiva del webinar, nella parte finale, ecco, dedicheremo dei minuti a rispondere alle domande che avete piacere di inviare. Vi chiedo solo, ecco, attualmente abbiamo 2.700 collegati. Se mandate due domande a testa sarà un pochino complicato rispondere a tutte, ok? Chiederò poi, lo faccio in diretta alla dottoressa Barbirato, magari nei giorni a seguire, con tempo, di rispondere a qualche domanda che pubblicheremo poi nella parte, nell'archivio, perché anche il webinar di ieri è già disponibile. Cliccando su Studio a casa, Raffaello Formazione, trovate tutto quello già trasmesso. Anche il webinar di oggi sarà in archivio da domani. Magari nel tempo anche le risposte. L'ultima cosa sulle risposte, sulle domande, per cortesia cercate di contestualizzarle. Perché voi magari vi fate una domanda inerente a quello che la dottoressa sta parlando, se la leggiamo dopo mezz'ora è un po' difficile che la dottoressa possa rispondere. Bene, me ne vado, grazie di essere qui, grazie a lei, preside, e ci vediamo più tardi. Ma Benissimo, grazie ancora. aiuti. Allora, io spero di potervi aiutare in questa riflessione comune che facciamo sulla tematica della valutazione della didattica a distanza. E,
vi porterò la mia esperienza, il mio punto di vista, ma non è soltanto il mio punto di vista, è certamente quello di Andis Nazionale con cui collaboro, come diceva correttamente il dottor Brunella prima, e che ha su questo aspetto della valutazione della didattica a distanza dedicato veramente molto tempo non soltanto alla riflessione, ma anche agli approfondimenti, sia teorici che normativi. Perdonate, spero di essere il meno noiosa possibile. Dovrò trattare questo punto di vista che è quello delle norme. Il mio mestiere è fare la dirigente scolastica, ma penso che in questo momento anche vi serva capire quello che le norme dicono, non dicono e quali spazi sono riservati alle nostre responsabilità. Non dimentichiamoci che siamo istituti autonomi, abbiamo un'autonomia che la Costituzione ci consegna e della quale dobbiamo fare buon uso. Quindi, autonomia corrisponde a responsabilità e mai come ora è forte la responsabilità che noi educatori dobbiamo assumerci. In queste riflessioni mi avvarrò non soltanto del lavoro di Andis e del mio lavoro personale, ma anche, voglio ringraziarli anche da qui, se c'è qualcuno che mi sente, delle riflessioni della commissione valutazione della mia scuola, che in questo periodo ha veramente fatto un lavoro egregio e a vantaggio non soltanto dell'istituto, ma anche proprio dell'aspetto di approfondimento teorico e vorrei dire anche etico della professione. Ci arriveremo poi. Quindi cominciamo questo viaggio insieme. Vi prego, se avete domande, di annotarvele, magari alla fine dedichiamo un po' di tempo e cercheremo di rispondere per quello che è nelle nostre possibilità, perché come vedremo, non tutti gli elementi ci sono totalmente noti. Quelli che non ci sono noti richiederanno un nostro sforzo sia organizzativo che di scelta. Condivido lo schermo, così seguiamo insieme anche un po' un percorso video che ci aiuti. Qua, allora dovreste adesso vedere lo schermo. Okay. Io mi tolgo così almeno lo vedete in maniera più chiara. Abbiamo intitolato questo incontro Linee guida per una valutazione degli alunni all'interno della didattica a distanza, dalle indicazioni normative alla responsabilità della scuola. Nel fare questo percorso vediamo un momento di approfondire queste tematiche. Questa è un po' la scaletta della chiacchierata di oggi. Parleremo di didattica a distanza e di valutazione, soprattutto nel primo ciclo di istruzione, perché è questo il livello di scuola sul quale io ho la maggiore competenza e che in questo momento è alla nostra attenzione. Nel fare queste riflessioni, ci avvarremo anche delle riflessioni del Comitato Scientifico Nazionale per l'attuazione delle indicazioni nazionali e il miglioramento continuo. Questo comitato scientifico ha accompagnato non soltanto la redazione delle indicazioni nazionali per il curriculum del 2012, che sono il nostro Vangelo pedagogico, diciamo così, ma anche poi l'aspetto applicativo delle indicazioni per il miglioramento continuo. Questo gruppo di lavoro, che è costituito, i nomi ve li ho scritti lì, da valenti ispettori, pedagogisti e psicologi, poi recentemente non è più stato convocato, però si è in qualche modo autoconvocato e ha contribuito con le sue riflessioni a darci delle indicazioni veramente molto illuminanti. E con tutti questi apporti cerchiamo di percorrere questa strada a step. Dobbiamo ragionare su che cos'è valutare una didattica a distanza. La didattica a distanza va riprogettata e non si può fare didattica senza valutare. Quindi la riprogettazione della didattica a distanza si rende necessaria perché non è possibile tradurre semplicemente la didattica in presenza in didattica a distanza e questi cambiamenti esigono dei cambiamenti anche nella valutazione. Noi valutiamo in ambienti di apprendimento completamente nuovi e diversi rispetto a quelli consueti. Vediamo quali sono le normative sulla valutazione ancora applicabili, perché ovviamente noi fino a ieri valutavamo sulla base di norme ben precise. Adesso queste norme sono cambiate. Che cosa di queste vecchie normative è ancora
applicabile in questo periodo di didattica sospesa, lo vedremo. Poi andremo a vedere quali sono le normative che si sono attivate man mano in tempo di Covid-19 e vedremo che sono normative molto convulse, dal fiato molto corto, che non ci hanno tanto aiutato perché proponevano continuamente una revisione che ci faceva pensare ma sì, finirà tutto di qui a una settimana, due settimane, e man mano invece le cose andavano avanti costringendoci ad aggiustamenti continui. Vedremo alla luce di tutti questi elementi quali sono le possibili linee guida per la valutazione. Non possiamo chiamarle che linee guida, che sono delle indicazioni di percorso che ci devono mantenere consapevoli di quali sono i nostri mandati dal punto di vista professionale e dal punto di vista etico sulla valutazione. E poi quali spazi di autonomia sono riservati alle istituzioni scolastiche, spazi che possiamo percorrere, possiamo e dobbiamo percorrere per essere coerenti con il nostro mandato e con quello che abbiamo scritto nel nostro piano triennale dell'offerta formativa come mission della nostra scuola. Ora, esaminiamo necessariamente che cos'è la didattica in presenza e come cambia quando dobbiamo trasformarla in didattica a distanza. Dedicheremo a questo passaggio meno tempo possibile perché è stato sicuramente oggetto di trattazioni precedenti e diverse, ma non possiamo andare a parlare di valutazione se prima non abbiamo messo un po' un focus su che cosa significa didattica a distanza. Allora, mettiamoci nell'ordine di idee di quello che abbiamo fatto e che stiamo ancora facendo da febbraio, da fine febbraio in avanti. Siamo stati costretti tutti a un distanziamento sociale. Il distanziamento sociale è l'antitesi della scuola, perché la scuola avviene per sua natura in contesto sociale. Perciò abbiamo snaturato completamente la tipologia di relazione che abbiamo sempre vissuto fino a prima all'interno della nostra attività di insegnamento e apprendimento. Il distanziamento sociale ci ha costretto poi a trovare forme di flessibilità estremamente diversificate e molto intense in qualche caso. Addirittura abbiamo messo a dura prova, abbiamo messo in discussione i cardini dell'insegnamento, il libro. La didattica era molto basata sul libro, i libri in molti casi sono rimasti in classe, non li abbiamo potuti nemmeno riportare a casa e quindi i libri non sono più l'appoggio, lo strumento principale dell'insegnamento, che è passato invece a essere lo schermo, gli schermi. Quindi noi siamo passati dal cercare di limitare al massimo la permanenza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi davanti agli schermi, pensate al divieto assoluto di portare il cellulare a scuola, per esempio, a fare del cellulare o degli schermi l'unica forma di didattica possibile. Pensate come abbiamo ribaltato il punto di vista. Gli orari, quindi abbiamo scardinato il tempo e lo spazio. Gli orari non possono più coincidere con gli orari classici dell'insegnamento in presenza. Dobbiamo personalizzare i percorsi, distribuirli diversamente, segmentare in spazi piccoli il rapporto diretto quando lo mettiamo in atto, perché non è pensabile che i bambini e i ragazzi stiano davanti agli schermi mantenendo l'attenzione per tempi molto lunghi. Anche in classe i tempi non sono mai lunghi perché ci sono continue interruzioni, il compagno che interviene, la penna che ti cade, la battuta, l'uccellino che passa e che lo vedi dalla finestra. Anche in presenza ci sono continue interruzioni, solo che in presenza si riprende immediatamente perché ci sono moltissimi canali di comunicazione. A distanza questo non è più possibile. Dobbiamo quindi pensare a distribuire il tempo diversamente e a lavorare anche in alternanza tra gruppo intero e gruppi piccoli. È molto difficile lavorare a distanza con la classe intera, soprattutto se abbiamo bambini della scuola primaria, perché non si tiene d'occhio continuamente e completamente tutto quello che succede, perdiamo di vista alcuni bambini, qualcuno si oscura, qualcuno va via, è molto più semplice lavorare per piccoli gruppi, è più facile mantenere il contatto. Questo è un po' diverso rispetto a quello che facciamo in presenza. A distanza dobbiamo lavorare su micropercorsi.
spazi poi, gli spazi non sono più quelli deputati e consacrati, vorrei dire, all'insegnamento-apprendimento. La nostra scuola adesso va in cucina, va in salotto, va in camera da letto ed è necessario andarci in punta di piedi perché noi stiamo entrando nella casa degli altri in questo modo, stiamo violando una riservatezza, stiamo attraverso il nostro schermo visualizzando parti di vita dei nostri alunni che non sono direttamente connessi col nostro lavoro anche dal punto di vista professionale. C'è anche reciprocità in questo conto, mostriamo anche di noi aspetti personali e intimi che non necessariamente dovrebbero essere noti ai nostri alunni. Questo mettersi in gioco reciprocamente ricostruisce il rapporto tra insegnante e alunno su un piano totalmente diverso e qualche volta anche con delle potenzialità di confidenza molto più ampie, però è un altro tipo di rapporto del quale dobbiamo essere consapevoli. Il rapporto con le famiglie cambia completamente. Mentre il teatro prima era dentro la classe, adesso il teatro è in famiglia e siamo passati quindi dalla prossimità operativa del docente alla prossimità operativa del genitore, che per forza di cose, tanto più il bambino è piccolo, deve essere vicariante, quindi viene investito di un ruolo che è quello dell'insegnante di riserva. Non sempre i genitori sono pronti a esercitare questo ruolo, non sempre ne sono consapevoli, non sempre sono capaci, hanno la sensibilità, gli strumenti per poterlo fare. Tutto questo formula necessariamente il rapporto scuola-famiglia su un piano diverso. Il rapporto scuola-famiglia diventa in questo caso più un rapporto famiglia-scuola, perché è dalla famiglia che parte il lavoro didattico per poi arrivare a scuola e viceversa, no? Quindi vedete bene che anche gli spazi di conflittualità potenziali sono molto più alti e gli spazi di incomprensione. Se già facciamo fatica a capirci in presenza, figuratevi a distanza, che ci vengono meno tutta una serie di non verbali che sono particolarmente utili e importanti per spiegare anche la comunicazione verbale, che qui mancano. Mettiamoci anche l'aspetto psicologico molto forte. Dobbiamo far parlare i nostri bambini e ragazzi, narrare dell'emergenza, della loro situazione psicologica. Ci sono famiglie sofferenti, famiglie in isolamento, malattie, privazioni, difficoltà economiche molto grosse. Se noi già in presenza ci prendevamo sulle spalle, inevitabilmente da insegnanti, tutti i disagi esistenziali dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, dobbiamo farlo anche a distanza, ma questo è molto più difficile a distanza, è più facile che sfuggano, è più facile che non li capiamo, che non li ascoltiamo, che non sappiamo interpretare le loro comunicazioni. Abbiamo quindi davanti una gigantesca impresa dal punto di vista psicologico, che per forza di cose non può essere separata, ecco, non mi veniva la parola, separata dal lavoro didattico. La presa in carico psicologica è essenziale, è prioritaria, è la prima cosa che dobbiamo fare ed è una sorta di gigantesco compito di realtà per noi e per i nostri bambini e per i nostri ragazzi, più le famiglie. Pensate a che livelli di complessità. Tutto questo l'abbiamo messo in piedi in poco tempo e un po' come l'armata Brancaleone alle crociate, senza che ci fosse nessuna preparazione precedente o era veramente molto molto limitata, senza la consapevolezza, l'abbiamo scoperto vivendo quello che stava succedendo. In questo contesto, che per sommi capi ho cercato di descrivervi e sono sicura che ciascuno di voi si ritrova nei suoi vissuti di questo periodo, la valutazione deve essere soprattutto una informazione di ritorno, deve essere un feedback piuttosto che un accertamento. L'aspetto di accertamento delle conoscenze, lo dico fin d'ora, poi lo riprenderemo, è sicuramente secondario rispetto al fatto che noi siamo chiamati a controllare se ci sono progressi sul piano delle competenze. Quindi forse ci serve questa esperienza di questo periodo per spostare il baricentro dal controllo e accertamento delle conoscenze a quello che le indicazioni nazionali ci chiedono, e cioè andare a promuovere e a valutare
valutare nel senso di dare valore alle competenze. Anche questo lo riprenderemo dopo. Ancora qualche tratto della didattica a distanza, che la differenzia dalla didattica in presenza. Ovviamente nella didattica a distanza non sono più possibili le lezioni frontali. Nel nuovo contesto dobbiamo cercare di preferire cose brevi, testi brevi, schemi, esemplificazioni operative, semplici istruzioni per l'uso, magari anche preparate dai bambini e dai ragazzi per spiegare delle cose o noi per loro. E possiamo magari, se sono più grandi i ragazzi alla media, non escludere lavori di ricerca, relazioni su compiti pratici, esperimenti. Vedete però che l'aspetto dell'operatività, del concreto, del fare, è molto presente, perché non può che essere così in una situazione in cui i bambini e i ragazzi sono chiamati a sviluppare al massimo le loro potenzialità di autonomia, chiaramente relativamente alla loro età. Non dobbiamo lavorare certo solo sul digitale, quindi. La didattica a distanza non è didattica solo digitale. Questo è un equivoco che dobbiamo sgombrare dal campo. La didattica a distanza non è soltanto didattica fatta di lezioni in sincrono, come spesso si riduttivamente si interpreta, e non è soltanto didattica digitale. Ma soprattutto alla primaria, accanto agli audio e ai video che magari i bambini possono recepire e anche produrre, molti compiti pratici, manipolazione di oggetti, costruzione di manufatti che siano legati a temi di studio, ad argomenti che si affrontano insieme, problemi svolti sotto forma di gioco, indovinelli, letture, scritture, disegni, tenuta di diari e di autobiografie. Questo è un aspetto che è molto ritornato, quasi un ritorno al passato. L'autobiografia, il diario di bordo è ritornato molto presente in questa fase della didattica a distanza e serve per parlare anche un po' con se stessi, no? E per capire meglio quello che sta succedendo. In tutto questo complesso sistema è necessario un surplus di coordinamento tra docenti. Quindi il peso della didattica a distanza sull'impegno del docente è un peso enorme. Perché per un piccolo intervento, temporalmente piccolo, di didattica a distanza, c'è dietro una necessità di riprogettazione molto ampia e una preparazione estremamente complessa, più una concertazione con i colleghi più profonda di prima. Quindi gli insegnanti si sono trovati caricati sicuramente di un peso molto, molto grosso. La didattica a distanza ci fa correre dei grossi rischi, ha dei limiti. Però questi rischi e questi limiti possono anche essere degli stimoli, e lo sono sicuramente stati. Non dimentichiamoci che la didattica a distanza non è che un pallido esempio della didattica in presenza. Chi dice che la didattica a distanza possa sostituire la didattica in presenza mente sapendo di mentire. Questo ricordiamocelo ogni tanto, perché restituisce il senso anche alla nostra professione, che è una professione del fare e dell'operare, anche dal punto di vista pratico e diretto con i bambini e con i ragazzi. Quali sono le difficoltà più grosse della didattica a distanza? La prima, è la più forte, è la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di raggiungere tutti. Questo fa sì che la didattica a distanza rischi di diventare, in qualche modo anche lo sia, discriminante, perché accentua le distanze. Se in presenza noi a volte fatichiamo a compensare i gap che ci sono tra i nostri alunni, che hanno delle storie esistenziali, sociali, di apprendimento molto diverse, quindi arrivano a scuola con dei diseguali livelli di sviluppo e noi cerchiamo di compensarli, ecco, già in presenza facciamo fatica. A distanza questa fatica è centuplicata, perché basta che gli strumenti non siano in possesso, mancano i dispositivi, noi ci siamo fatti in otto per cercare di trovare i dispositivi da dare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi che sono privi di questi strumenti, però sicuramente non riusciremo a colmare i bisogni di tutti, oppure hanno a casa degli strumenti vecchi che non funzionano, che devono condividere con fratelli, con i genitori che fanno lo smart working, oppure hanno connessioni instabili. Ci sei, non ci sei, sparisce il video, sparisce l'audio, devo ricollegarmi. È una situazione
complicatissima, oppure addirittura connessioni mancanti e con difficoltà economiche che impediscono alle famiglie magari di rinnovare il contratto per la connessione o cose del genere. Nella situazione che vivo io, come credo tanti di voi, di marginalità sociale di tante famiglie, questi bisogni sono bisogni di una enormi, che con grandissima fatica cerchiamo di colmare, ma ci rendiamo anche conto che questo sforzo non è mai sufficiente ad arrivare a tutti. Scarsa disponibilità di spazi fisici, case piccole, non c'è un posto dove il bambino possa stare o il ragazzo da solo a fare il suo lavoro didattico, confusione, promiscuità, difficoltà, e questo non è l'ambiente precostituito apposta per l'apprendimento che può essere lo spazio classe o laboratorio, comunque lo spazio attrezzato della scuola. Alcuni genitori non sono in grado di supportare i figli, o non sono disponibili, o non sono capaci, oppure pretendono che sia la scuola a prendersi cura dei loro figli dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio, come succedeva prima, perché loro hanno altro da fare. E tutto questo riporta a galla delle frizioni, delle criticità che magari esistevano anche prima o che vengono accentuate. Da ultimo, diseguali competenze dei docenti. Non tutti i docenti partivano con le stesse capacità di affrontare la didattica a distanza, ma tutto questo ha portato un enorme impegno, per cui la formazione dei docenti è stata contrassegnata da una buona volontà, uno sforzo, un impegno veramente encomiabile, colleghi che si sono aiutati tra di loro, persone che non avevano mai fatto certe cose che sono diventate capaci di farlo. Quindi tutti questi limiti e rischi della didattica a distanza hanno portato, hanno mobilitato, per fortuna, nella maggior parte dei casi, io penso che sia andata così, le energie necessarie per riuscire poi a far fronte a queste difficoltà. Questo è il contesto in cui noi ci troviamo a valutare. Il quadro è un quadro complesso in cui i più fragili sono i più penalizzati, i bambini piccoli, pensiamo alla scuola dell'infanzia o alle prime classi della scuola primaria, pensiamo ai bambini e ragazzi con disabilità, pensiamo ai bambini e ragazzi con scarsa conoscenza della lingua italiana o padronanza digitale insufficiente. Tutte queste fragilità rischiano di essere accentuate, quindi dobbiamo prenderci cura soprattutto di queste situazioni nei modi che ci sono possibili in questo tipo di rapporto, che è un rapporto per sua natura, almeno fino a questo momento, abbastanza anomalo. Come valutiamo allora in questi nuovi ambienti di apprendimento? Richiamiamo le norme che già esistono e partiamo da qui. Questo ci può dare la base, il nostro materasso su cui ci appoggiamo per costruire l'edificio poi della nostra valutazione della didattica a distanza. La nota 388 del 17 marzo dice che l'alunno va informato sugli esiti della sua prestazione per poterla migliorare, altrimenti la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio che nulla ha a che fare con la didattica. Guardate che queste parole sono molto pesanti, perché spesso la valutazione, soprattutto più si sale nei gradi scolastici e più è così, si trasforma in un rito sanzionatorio. La valutazione non è un rito sanzionatorio, ha un ruolo di valorizzazione, di personalizzazione e di responsabilizzazione. Serve a spiegare al bambino e al ragazzo cosa va e cosa non va, come si deve fare per migliorare. Non è soltanto uno strumento censorio, è uno strumento di sviluppo. Se non abbiamo una indicazione, come facciamo a sapere qual è la strada giusta da prendere? La valutazione serve al miglioramento. E questa valutazione avviene in un ambiente di apprendimento modificato. Ma l'ambiente di apprendimento, secondo quello che dicono le indicazioni nazionali per il curriculum, è un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi. Allora, il nostro contesto idoneo ad apprendere apprendimenti significativi adesso è la camera da letto, è la cucina, è quando va bene il salotto. E le indicazioni nazionali per il curriculum ci dicono che è importante valorizzare l'esperienza e la conoscenza degli alunni, attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità,
favorire l'esplorazione e la scoperta, incoraggiare l'apprendimento collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. Ecco che qui dentro c'è già tutto quello che noi dobbiamo fare in questa fase. Su che tipo di attività ci centriamo? Che tipo di proposte dobbiamo fare? Soprattutto proposte di questo tipo, che valorizzino magari anche quello che i bambini e i ragazzi sanno già o possono imparare da soli attraverso i nostri suggerimenti, le nostre sollecitazioni, i nostri apporti, e stimolarli a esplorare, scoprire, andare avanti. Cosa non semplice, perché nel tempo vi sarete resi conto che anche la motivazione dei vostri bambini e dei vostri ragazzi è andata un pochino scemando. D'altra parte anche la nostra. Anche noi siamo molto provati come adulti, anche noi siamo stanchi, anche noi ci sentiamo a volte demotivati, confusi, disorientati. E perché non dovrebbero esserlo i nostri bambini e i nostri ragazzi? Quindi questo stato d'animo, ahimè, nel tempo è andato accentuandosi. Dobbiamo metterci una bella dose di energia per cercare di contrastarlo, sicuramente. Cosa è applicabile? Adesso andiamo sulle normative specifiche della valutazione. Che cosa è ancora applicabile delle normative specifiche sulla valutazione pre-Covid, diciamo così? Diciamo in premessa che lo specifico delle norme sulla valutazione precedenti al periodo del Covid-19 non sono applicabili perché sono riferite a una scuola che non c'è più. Non c'è. La nostra scuola in questo momento, così come la intendevamo, come l'hanno sempre intesa le norme fino a questo momento, non c'è. Quindi quello che noi dobbiamo recuperare di quelle normative è quello che è ancora valido, e cioè lo spirito delle norme, le premesse, le dichiarazioni di principio, quelle da cui poi discende tutto il resto, che però andranno necessariamente declinate in altro modo. Cosa è ancora utile, è ancora presente, è ancora da recuperare delle valutazioni, delle normative sulla valutazione precedenti al Covid-19. I due grandi punti di riferimento normativo sono il DPR 122 del 2009 e il decreto legislativo 62 del 2017, applicativo della 107, che ha in parte modificato il DPR 122 del 2009. Quindi, in queste normative troviamo queste tre grandi indicazioni che sono fondamentali per noi. Qual è la finalità della valutazione? Qual è l'oggetto della valutazione? E quali sono i suoi effetti? Questi sono rimasti fermi e valgono ancora adesso. La finalità della valutazione è una finalità formativa ed educativa, in coerenza con le indicazioni nazionali e le linee guida dei rispettivi cicli e indirizzi. Le linee guida e le indicazioni si riferiscono alla secondaria di secondo grado. Per noi fan testo le indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. La finalità è principalmente formativa ed educativa, quindi la finalità non è sommativa, è principalmente formativa. Deve dare un'indicazione per il miglioramento e valorizzare quello che l'alunno ha acquisito. Qual è l'oggetto della valutazione? Due cose si valutano: il processo formativo, cioè il percorso che l'alunno fa per giungere alla conoscenza, e i risultati di apprendimento, cioè gli esiti che riesce a raggiungere. Gli esiti e il processo formativo. Queste due parti vanno necessariamente insieme, perché gli esiti di apprendimento discendono da un processo di apprendimento organizzato e gestito in un certo modo, in cui l'insegnante è regista. E sicuramente non basta avere un risultato, occorre che il processo sia adeguato, e lo stesso risultato può essere anche reinterpretato alla luce del processo formativo che l'ha generato. Gli effetti della valutazione. A che cosa serve la valutazione? Qual è lo scopo della valutazione? Che cosa ci porta alla valutazione? Che cosa produce? Ci aiuta a migliorare gli apprendimenti, quindi la valutazione serve ad andare sempre più avanti e
concorre al successo formativo, perché quando la valutazione è positiva, quando si riesce a fare qualcosa, si è incentivati ad andare avanti, quindi a procedere nell'apprendimento. Che senso ha in tutto questo quindi l'errore? L'errore ci può essere, ma l'errore ha un senso pedagogico se serve a capire dove si è sbagliato e come si può migliorare. Non soltanto perché conto il numero degli errori e in base al numero degli errori ti censuro con una valutazione numerica magari negativa e lascio lì le cose, perché questa non è una valutazione che concorre agli apprendimenti e non è sicuramente formativa. La nostra finalità è formativa. Abbiamo visto che così ci dicono le normative che ancora possiamo tenere buone in questa fase anomala che abbiamo da vivere adesso. Cosa fa la valutazione secondo il decreto legislativo 62 del 2017? Documenta lo sviluppo dell'identità personale, sviluppo dell'identità, quindi la valutazione serve a far crescere la persona, a far prendere consapevolezza alla persona di come è e di che tipo di possibilità può disporre, come può gestirle, come può migliorare. E poi promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Quindi abbiamo un approccio sulla valutazione metacognitivo. E vedete bene che in questa fase è molto importante che gli alunni siano guidati a rendersi conto se riescono a far da soli, se non riescono, se hanno bisogno di aiuto, e a diventare sempre più autonomi. È una potente spinta all'autonomia questa didattica a distanza, proprio perché per forza di cose bambini e ragazzi devono un po' imparare ad arrangiarsi. E tutto questo ci porta ancora una volta a parlare di competenze. Le competenze sono le conoscenze, le abilità in pratica, messe in pratica, fatte agire. E i nostri bambini, i nostri ragazzi devono agire. Da tutto questo noi ricaviamo una serie di indicazioni che ci possono aiutare a valutare quando arriviamo poi a decidere come affrontare la valutazione della DAD, della didattica a distanza. Nelle vecchie normative, dico vecchie ma sono ancora in vigore, mica sono vecchie, diciamo nelle normative pre-Covid, le discipline erano valutate in decimi. Quindi c'era un aspetto quantitativo, numerico, anche se si diceva che i voti andavano intesi come intervalli di livello. Invece intervalli di livello spesso non sono, perché si privilegia per semplicità spesso l'aspetto quantitativo di misurazione, mentre la valutazione non è mai una misurazione, è una valorizzazione, è un dare valore, dare un senso agli indizi che si ricavano. Per il comportamento si formula un giudizio sintetico. Questo vale sia per la primaria che per la secondaria di primo grado. Ci chiediamo, è ancora possibile applicare questi aspetti delle vecchie normative adesso nella nuova realtà? Certamente per il comportamento si può formulare un giudizio sintetico, basta avere l'accortezza di inserire tra gli indicatori del comportamento anche qualche descrizione di quello che è successo nel periodo della didattica a distanza o didattica sospesa, come la volete chiamare. Quindi la nostra valutazione del comportamento a chiusura di questo anno scolastico dovrà contenere una descrizione anche di come è stato, di come è andata, come si è comportato il nostro alunno nel periodo della didattica a distanza. E anche nel giudizio globale complessivo descrittivo conclusivo del secondo quadrimestre dovremo introdurre qualche indicatore, qualche descrittore che faccia riferimento a come è andata nella seconda parte dell'anno scolastico, che è stata questa parte anomala della didattica sospesa. Fin qui, con delle integrazioni o delle precisazioni, sia il comportamento nel suo giudizio descrittivo sia il giudizio globale conclusivo possono essere utilizzati. Qualche perplessità ci viene, e non soltanto a me, al gruppo della commissione valutazione della mia scuola, ma vi assicuro anche ad Andis, che ha fatto
recentemente anche una serie di interventi, compreso un intervento proprio in Parlamento su questo argomento, e a quel gruppo di cui vi ho parlato all'inizio, quel gruppo di esperti, sono ispettori, pedagogisti e psicologi, grandi perplessità sulla valutazione in decimi delle discipline, perché valutare in decimi vuol dire utilizzare un metro di misura su una con una unità di misura su grandezze che non sono facilmente stimabili, perché pensate se possiamo misurare gli apprendimenti degli alunni in questo contesto, può risultare piuttosto complicato e potrebbe anche essere un'operazione dal punto di vista epistemologico non valida. Andiamo adesso, però ci ritorniamo, tranquilli. Le indicazioni normative adesso in tempo di Covid-19. Io ve ne ho riportate alcune, non ve le ho riportate tutte, non ho intenzione di leggervele tutte, però ve le ho messe giù proprio perché vi rendiate conto di qual è stata la spasmodicità del nostro vivere in questi giorni. Perché abbiamo avuto il 23 febbraio il primo decreto legislativo con la sospensione delle attività didattiche e dei viaggi di istruzione, che doveva durare una settimana, due settimane. Poi abbiamo avuto il decreto del 2 marzo, il numero 9, che ci diceva state attenti agli alunni con disabilità, che sono i più penalizzati in questa situazione in cui si fa molta fatica a fare didattica a distanza con bambini e ragazzi che hanno dei bisogni così particolari. Abbiamo poi avuto il DPCM del 9 marzo, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure, siamo di tutti in zona rossa, e le ha estese fino al 3 di aprile. Vedete che fiato corto? E hanno, in questo DPCM si dice anche, i dirigenti scolastici attivano la didattica a distanza, però dal punto di vista, diciamo così, contrattuale per gli insegnanti, l'obbligo della didattica a distanza non è per niente, precisato, anzi non esiste. È cara grazia che gli insegnanti si sono dati da fare e tutti si sono tirati sulle maniche, oppure direi la stragrande maggioranza, se non volete dire proprio tutti, tutti, ma io direi sì, tutti hanno cercato di fare del loro meglio per venire incontro a questo enorme bisogno senza che ci fosse neanche una chiara organizzazione entro cui muoversi. Abbiamo avuto il DL 18, il decreto legislativo 18, il Cura Italia il 17 marzo, il 25 marzo un ulteriore decreto legislativo che ha permesso di modulare delle diverse misure sul territorio nazionale e poi ha introdotto successivi DPCM. Abbiamo avuto il DM 26 marzo del 2020. Il DPCM 1 aprile 2020, fino al 13 aprile abbiamo esteso ancora la chiusura della scuola. Il DL 8 aprile 2020, numero 22, che è il più importante perché ha fatto un po' il quadro sulla scuola. Attenzione, per legge noi ora siamo chiusi fino al 17 di maggio. Anche se tutti sappiamo che la scuola non riaprirà più, ma non c'è ancora una norma che ce lo dica, quindi dovremo fare un ulteriore provvedimento di chiusura dal 18 fino alla fine dell'anno scolastico. Pensate come è complicato orientarsi e progettare, programmare, organizzare quando non si sa che tempi abbiamo davanti. E questo probabilmente perché non lo sanno nemmeno in posizioni più alte rispetto alla nostra. Però alla fine capita su di noi la difficoltà organizzativa. DL 8 aprile 2020, numero 22, demanda a sua volta una serie di ordinanze successive, delle decisioni che noi stiamo ancora aspettando, e cioè i criteri di ammissione alla classe successiva e di sospensione del giudizio, questo anche per la secondaria di secondo grado. L'integrazione degli apprendimenti a partire dal 1 settembre 2020, perché si pensa il 1 settembre forse la scuola ricomincerà, è tutto un forse, e dal 1 settembre al 12 settembre ci sarà un recupero degli apprendimenti che sono stati lasciati indietro nei precedenti 5 mesi, come se in 10 giorni, 12 giorni si potessero recuperare 5 mesi. Avrebbe più senso diluire il recupero nel corso di tutto l'anno scolastico, però tant'è, questo dice la norma.
Ci saranno i criteri di ammissione all'esame di Stato, le modalità di svolgimento, la modalità di svolgimento degli scrutini, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo ancora qua, sospesi ad aspettare le ordinanze. L'8 maggio sono state rese note alcune bozze di ordinanze, non tutte, alcune. E queste bozze di ordinanze ci stanno orientando, anche se forse avremo le ordinanze definitive domani o venerdì, perché sono ancora all'esame del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Però su queste ordinanze, su queste bozze di ordinanze, abbiamo già avuto tutta una serie di proposte di emendamenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo ragionare su quello che sappiamo di certo c'è quello che vi ho detto prima, cioè quello che dicono le indicazioni nazionali per il curriculum e le premesse delle normative già in uso sulla valutazione, in particolare il decreto legislativo 62 del 2017. Quelle sono le nostre certezze. Poi abbiamo tutta una serie di altri provvedimenti legislativi dal fiato corto che ci dicono alcuni particolari, ma lasciano sospese molte cose e oramai alla fine dell'anno mancano 3 settimane. Quindi per poterci organizzare avremmo dovuto saperle molto prima le cose. Dobbiamo ragionare perché la nostra valutazione sia una valutazione in qualche modo sensata. Cosa prevede il decreto 22 del 2020? Prevede che nel caso la didattica in presenza riprenda entro il 18 di maggio, nel primo ciclo saranno eliminate una o più prove d'esame per la terza media. Scusate se io dico terza media, che tanto voi mi capite benissimo, e non sto a dire secondaria di primo grado tutte le volte. Nel secondo ciclo, sostituzione della seconda prova nazionale con una prova predisposta dalla commissione. Ora, questa eventualità sappiamo già che non sarà percorsa, perché non torneremo a scuola il 18 di maggio. Quindi, nel caso la didattica in presenza non riprenda entro il 18 di maggio, cosa che è ormai certa, nel primo ciclo non c'è esame, ma solo valutazione finale del consiglio di classe, che tiene conto di un elaborato del candidato, e qua c'è quando, come lo facciamo, questo elaborato, come lo organizziamo. Nel secondo ciclo, solo colloquio, anche in modalità telematica. Quindi noi a oggi abbiamo solo questo, ma le bozze delle ordinanze hanno anche già fatto alcune variazioni, e su queste bozze forse ci potrebbero essere ulteriori variazioni. Allora, vuol dire che noi dobbiamo cercare per conto nostro, come istituti autonomi, e abbiamo un'autonomia che è un'autonomia didattica e organizzativa, vuol dire che non dobbiamo contravvenire alle normative nazionali, ma all'interno delle normative nazionali possiamo prendere delle decisioni. Allora, dobbiamo muoverci entro questi spazi e trovare delle linee guida che ci aiutino a realizzare una valutazione che io ho chiamato onesta, nel senso di coerente dal punto di vista etico, e sostenibile, cioè fattibile con i tempi che abbiamo e nei modi in cui lavoriamo. Che potremmo anche definire una sorta di valutazione di passaggio, una valutazione che sta in questo periodo un po' anomalo di passaggio. Per valutare in questo periodo, io credo che dobbiamo ricorrere a strumenti meno formalizzati rispetto alle verifiche, coi punteggi, coi voti, ma utilizzare strumenti più interattivi dal punto di vista, fatemelo dire, umano. L'ascolto attivo, il dialogo, la verifica e il feedback costruttivo che serva ad andare avanti, la costruzione nei nostri alunni di un sentimento di riuscita e di consapevolezza che adesso è particolarmente difficoltoso da mantenere. Difficilmente quello che ho detto su è rappresentato o rappresentabile da un voto numerico in decimi per ogni disciplina, a meno che non pensiamo di far corrispondere dei numeri a dei livelli che valutino però queste dimensioni e non le conoscenze nelle materie di studio.
perché data la straordinarietà di questa situazione sarebbe più onesto scegliere di fare una valutazione finale che fosse narrativa e descrittiva e che valorizzasse soprattutto l'aspetto dell'impegno e della difficoltà dei nostri alunni e i progressi negli apprendimenti, centrando l'osservazione non tanto sugli esiti delle discipline, se non per la parte dell'impegno, dell'attenzione, della collaborazione, ma sulle competenze trasversali. Vi ricordate quando parlavo di competenze all'inizio e dicevo che le normative ci dicono che la nostra valutazione deve essere una valutazione della didattica per competenze? Ecco qua, questo è il mio momento di tirarla fuori. Quindi competenze trasversali sociali e civiche, senso di responsabilità, senso di iniziativa, imparare, competenze digitali. Queste sono sicuramente le competenze più importanti che possiamo tradurre, e i colleghi della commissione valutazione della mia scuola hanno proprio fatto questo lavoro in maniera molto efficace, direi, tradurre queste competenze in descrittori, poi organizzare questi descrittori in livelli successivi a cui eventualmente far corrispondere poi una valutazione complessiva finale. Questo va quindi declinato con un'ottica particolare rispetto all'autonomia e all'autovalutazione. Abbiamo parlato di metacognizione prima, perché anche questi sono aspetti di grande importanza che vanno valorizzati. La fatica che hanno fatto i nostri bambini e ragazzi è proprio questa. Alla fine possiamo arrivare a un profilo finale che descriva in termini proattivi, cioè in termini di proposta anche per il seguito, per il prosieguo, per l'anno prossimo, lo sviluppo dei comportamenti e i comportamenti cognitivi, sociali, personali e descriva e supporti anche la motivazione all'apprendimento. Avrebbe senso pensare all'anno prossimo come una prosecuzione di questo, come se noi avessimo, anziché fatto un anno scolastico, ne avessimo fatti uno e mezzo, o mezzo più uno e mezzo, quindi dilatare un po' la durata del prossimo anno scolastico per dare senso all'esperienza fatta quest'anno. Che cosa valutiamo in realtà? Ecco, qual è l'aspetto più importante, qual è l'obiettivo più importante che perseguiamo in questa fase? Prof, ma oggi ci sei? Ci sentiamo? Ci vediamo? A che ora? Maestra, ci vediamo domani? Ma devo leggere? Mi dai qualcosa? L'obiettivo in questa fase è soprattutto questo, è quello di mantenere la gioia della vicinanza che abbiamo perso, perché questo schermo con cui abbiamo a che fare è diventato il sostitutivo del rapporto sociale. Tutto avviene attraverso questo schermo, ma uno schermo non può essere un sostitutivo sociale. Lo è diventato per forza, ma non dobbiamo mai dimenticarci che non lo è e non può esserlo, perché altrimenti rischiamo proprio di sbagliare a capire anche qual è il ruolo del nostro lavoro. Motivare, sostenere, accompagnare gli alunni dovrebbe essere anche una capacità degli insegnanti, e gli insegnanti dovrebbero essere valutati per questo in questo periodo, come noi valutiamo gli alunni. La valutazione deve quindi essere metacognitiva, inclusiva, e sviluppare questo senso di autoregolazione degli alunni, di autonomia, di automonitoraggio e autocontrollo. Come facciamo allora a riprenderci i nostri spazi di autonomia? Mi avvio alla fine, all'interno delle nostre scuole. Come valutiamo in emergenza? Dobbiamo considerare se i nostri bambini, i nostri ragazzi hanno o non hanno gli strumenti, hanno o non hanno la connessione, se possono o non possono utilizzare in autonomia gli strumenti, se hanno un adulto che li segue oppure no, se ci sono altre condizioni di criticità, in che spazi lavorano, se hanno condivisione di strumenti, se ci sono difficoltà di disturbo, se hanno problemi di disabilità o altro. E quindi rilevare soprattutto nella nostra valutazione la presenza, la partecipazione, la motivazione, l'iniziativa, l'autonomia, la responsabilità, la puntualità nella consegna dei compiti, nelle risposte, la capacità di utilizzare gli strumenti digitali. Questo ci dà anche una possibilità di valutare la competenza digitale. La capacità di collaborare con docenti e compagni. Ci sono anche molti bambini e ragazzi che lavorano e collaborano tra di loro e fanno lavori insieme anche in questo momento. Usiamo i voti? Come facciamo le prove d'esame?
Ecco, questa è una cosa da decidere collegialmente. Sicuramente sia l'elaborazione può essere demandata a una commissione, questo è sicuramente più utile perché un intero collegio dei docenti, in particolare a distanza in questo momento, difficilmente può elaborare delle proposte, è un gruppo più ridotto che lo può fare. Però poi ci deve essere una condivisione collegiale. Come usiamo i voti? Possiamo essere noi a deciderlo? Sicuramente sì. Se l'ordinanza che stiamo ancora aspettando ci dirà che siamo obbligati a utilizzare delle valutazioni numeriche, come queste valutazioni numeriche sono composte, lo decideremo noi. Se i voti delle discipline saranno necessariamente composti da una parte degli esiti di apprendimento, ma anche da una buona parte dei processi, e quindi essere sommativi di diverse dimensioni, lo decideremo noi. Se decideremo che i bambini o i ragazzi saranno meglio descritti da una valutazione complessiva finale piuttosto che da voti disciplinari, dovremo prenderci la decisione, la responsabilità di deciderlo noi. Se questo è bene per i nostri alunni, dobbiamo decidere quello che è opportuno e formativo per i nostri alunni e che è capace di stimolarli per il futuro. Molto importante il giudizio descrittivo finale, sicuramente. Prove d'esame probabilmente non ne avremo, però avremo la possibilità di far discutere ai nostri alunni un elaborato. E nelle scuole medie, quasi dappertutto, si è cominciato fin dal primo quadrimestre, pensando che l'orale sarebbe stato un elaborato da discutere. Allora, si è cominciato a discutere e a elaborare. Gioco di parole, elaborare l'elaborato, a lavorare sull'elaborato. In questo senso, si tratta di mettere a frutto un lavoro già iniziato e stabilire un calendario per presentare questo elaborato davanti al proprio consiglio di classe. Deve essere per forza un consiglio di classe composto da tutti gli insegnanti? No, perché non è una prova d'esame, è una prova di valutazione, è una specie di prova di passaggio e ha anche un valore simbolico e rituale, se volete, perché è il modo per concludere con un segnale, i riti di passaggio sono sempre molto importanti, una conclusione di un periodo che non sono solo i 3 anni delle scuole medie, ma che sono gli 8 anni della scuola del primo ciclo, quindi c'è una necessità anche proprio simbolica, utile, importante da rispettare. Dopodiché metteremo insieme il giudizio dell'andamento del triennio, il primo quadrimestre, il periodo della didattica a distanza, l'esito della discussione dell'elaborato e arriveremo per i ragazzi di terza media a concludere con un voto conclusivo che è riassuntivo di tutto. Ecco, tutto questo ci dice che nella situazione della didattica a distanza la non ammissione alla classe successiva, se mai verrà prevista dalle ordinanze, io qui penso di no, è molto ardua da decidere perché non siamo sicuri che dipenda da caratteristiche o da situazioni che riguardano l'alunno. Potrebbe essere che stiamo valutando non l'alunno, ma la sua mancanza di connessione, la sua mancanza di strumenti o la sua mancanza di collaborazione da parte degli adulti. Alla stessa maniera, dico che bisogna essere molto prudenti rispetto alle valutazioni negative, che ora abbattono l'alunno più ancora di quello che poteva succedere in vicinanza, perché nella vicinanza del docente possiamo spiegare, possiamo motivare, possiamo sostenere. A distanza è molto più difficile. Quindi attenzione a valorizzare soprattutto l'impegno e le capacità, più che penalizzare le carenze e le omissioni. E forse questo è il momento in cui bisogna pensare e ripensare alla valutazione nel suo aspetto proprio di dare valore, che non è misurare, ma è valorizzare, quindi trasformare tutti quegli elementi che possono essere, ecco, raccolti da tanti punti di vista. Che possono essere indizi, punteggi, risultati, risposte, presenze, ecco, tutta una serie di elementi che puntualmente gli insegnanti hanno annotato durante questo periodo di didattica a distanza, che alla fine, se necessario, sono indizi, io li ho chiamati indizi, possono essere anche
trasformati in un numero, se proprio dobbiamo, ma con tutte queste accortezze, perché il utilizzare dei numeri vuole sempre dire fare l'analogia con un righello, e noi non possiamo usare il righello sui nostri alunni, perché gli intervalli tra i diversi valori non sono fissi, tra un 4 e un 5 non c'è la stessa distanza che c'è tra un 5 e un 6 o tra un 1 e un 2. Ci sono punti della scala che non utilizziamo mai o che non hanno senso, per esempio 0, a chi lo diamo? Mai a nessuno, eppure nel righello c'è. 10 o il massimo lo diamo con molta difficoltà perché pensiamo che ai livelli massimi è difficile arrivare. Tutto questo ci dice che il righello non è lo strumento corretto, neanche dal punto di vista scientifico, per misurare i nostri alunni, non lo è in generale. Allora, ricordiamoci di introdurre nelle nostre descrizioni finali l'autovalutazione, quindi la capacità del bambino, del ragazzo di aver preso consapevolezza del dove sono, come imparo, come ho imparato queste cose, cosa posso fare per imparare da solo, me la so cavare, o posso imparare a cavarmela meglio. È interessante nella valutazione coinvolgere i genitori, far sapere ai genitori come valuteremo, a che cosa diamo importanza, perché diamo importanza a certe cose e meno ad altre, perché i genitori sono molto abituati ai voti, i voti sono più facili da capire e tutti pensano di capirli i voti, poi in realtà il 5 di uno non è il 5 di un altro, l'8 di uno non è l'8 di un altro, o addirittura il senso che si dà a un numero che dà l'insegnante, che dà l'alunno, che dà il genitore potrebbe anche essere molto diverso, quindi non è affatto vero che il numero è più chiaro come valutazione, sembra più semplice ma forse anche più fonte di equivoci, mentre una descrizione verbale potrebbe essere estremamente più rappresentativa dell'alunno. Dicevo, coinvolgere i genitori e renderli consapevoli di come noi valutiamo e di che cosa è importante valutare e perché. Ripeto ancora una volta, privilegiare la valutazione non delle conoscenze ma delle competenze, soprattutto le competenze trasversali, che ho nominato tante volte, vi rinomino ancora, anzi non ve le rinomino più perché ve l'ho detto, vi aggiungo la resilienza, che è molto importante in questo periodo, la capacità di reggere e di tenere, non soltanto per i ragazzi ma anche per noi adulti, anzi direi che la nostra tenuta di adulti è particolarmente importante perché dobbiamo tenere ancora di più i bambini e i ragazzi in questo momento e anche le famiglie. Il tutto si traduce in una nuova impostazione delle rubriche di valutazione che devono essere descrittive e per livelli e riportare queste voci che vi ho più volte richiamato e far magari corrispondere queste voci. Se sarà necessario, ripeto, dovrò usare ancora questo se, perché ancora le ordinanze non le abbiamo, farle corrispondere anche a dei numeri, che sicuramente sono più consueti rispetto alla valutazione delle discipline che non ad altre. Con questo ho esaurito il mio discorso generale, non ho idea neanche di quanto tempo ci ho messo, perché beh, insomma, un'oretta, giusta giusta. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro e siccome ci aspetta un inizio a settembre che ci vedrà con tutta probabilità ancora impegnati in questo tipo di lavoro, almeno in parte, mettiamo a frutto tutto quello che abbiamo imparato per cercare di migliorare sempre di più la nostra capacità di fare didattica a distanza, perché dobbiamo temperare la didattica a distanza con tutti quegli aspetti di vicinanza affettiva, umana, inclusiva, che ci caratterizzano come insegnanti in presenza. Tutto questo deve essere sicuramente nella nostra priorità. Però abbiamo imparato a farlo sempre di più e sempre meglio, un po' facendo esperienza anche noi per prove ed errori, ma anche per prove e successi. Quindi siamo qui e cerchiamo di andare avanti nel migliore dei modi. Lascerei un po' di spazio adesso alle vostre domande, sperando di essere in grado di darvi delle risposte.
Allora, innanzitutto le girerò tutti i complimenti che sono arrivati perché sono innumerevoli, abbiamo anche dei saluti dai suoi, penso, colleghi. Non me ne vogliano chi ci scrive perché le domande sono veramente troppo per essere lette adesso in 5-10 minuti. Quindi do priorità a quelle che interessano di più a me, che trovo più corretto leggere. Giovanni, allora, sì. Desidero chiedere la tipologia di elaborato che gli studenti dovranno presentare entro il 13 giugno alla commissione d'esame. Può essere una presentazione in PowerPoint, ad esempio, su un argomento relativo, o nel caso in cui l'alunno non abbia frequentato le lezioni, avere anche altri elaborati. Quindi chiedeva se è solo PowerPoint. Faccio questa domanda perché la scuola secondaria di primo grado non l'abbiamo sempre trascurata. Quindi mi piaceva un Ecco, attimino parlare delle medie, una sola. Prego. mi spiace, non ho il tempo perché su questo aspetto abbiamo fatto un approfondimento proprio specifico e quindi avrei avuto anche la possibilità di fornire un esempio di tipologie di elaborati e anche di griglia di valutazione, ma questo eventualmente, se può interessare, lo posso mettere a disposizione. Non tanto in un secondo momento, perché noi abbiamo bisogno subito di questo tipo di risposte, non è che abbiamo tanto da aspettare. L'elaborato, la tipologia di elaborato può essere scelta dal collegio dei docenti. Nel mio caso l'avevamo scelta già dall'inizio dell'anno, quando abbiamo pensato come avremmo dovuto strutturare la prova di esame di Stato per il terzo anno della secondaria di primo grado. Può essere una tesina scritta, dico può essere una tesina perché la ministra ha proprio parlato di tesina, mentre nella nuova tipologia di esame di Stato la tesina era stata messa da parte perché faceva parte di una modalità espositiva pre-indicazioni nazionali per il curriculum. Adesso noi lavoriamo con elaborati che hanno delle caratteristiche un pochino più, diciamo, interattive, multimediali. Va benissimo un PowerPoint, l'argomento deve essere concordato tra l'alunno e l'insegnante, può essere anche l'insegnante tutor, diciamo così, che ti segue nel fare l'elaborato, nell'organizzare l'elaborato. Può essere un PowerPoint su un argomento che magari anche di interesse personale dell'alunno, anche al di fuori degli argomenti trattati dal punto di vista scolastico. Può essere anche una mappa concettuale che l'alunno espone poi nel momento del confronto. Può essere anche un disegno, può essere una catena di parole, penso a un calligramma. Una volta ho visto una presentazione di questo tipo molto interessante di un ragazzo che aveva portato come elaborato un calligramma su un argomento tratto da una poesia. Quindi è estremamente libero il tipo di elaborato. È opportuno esemplificare determinati tipi per orientare i ragazzi, perché scegliere va bene, però all'interno di una serie di possibilità date. Io ho visto che quasi tutti si orientano su una presentazione PowerPoint di una decina di slide Bene. per dare una quantità. Bene. Allora, riassumo con la domanda di Maria Rita, molte domande, perché la valutazione DAD per i bambini, per i ragazzi che hanno dei problemi, anche con una 104 grave, lascia molte difficoltà di interpretazione. Maria Rita ci chiede: in classe ho un bimbo con 104 grave. La maestra di sostegno, lui assegnata, non fa video lezioni singole con il bambino. È giusto questo suo modo di agire? Il bambino rimane incantato davanti allo schermo. Allora, questa Lui si interrompe domanda perché... richiederebbe una risposta molto lunga. No, non Perché? Prima di l'abbiamo. tutto, allora, sarò breve. Occuparsi dell'alunno con disabilità, grave o non grave, il livello è indifferente, non è compito esclusivo dell'insegnante di sostegno, è compito di tutti gli insegnanti del team docente. L'alunno con disabilità è un alunno della classe in tutto e per tutto. Ora, è ovvio che l'insegnante di sostegno abbia una cura particolare nel seguire
delle situazioni più difficili che si occupa di personalizzare in maniera specifica. Però non è che debba essere demandato solo all'insegnante di sostegno questo tipo di lavoro. Certamente se l'alunno con disabilità può seguire l'attività comune agli altri, anche solo perché la vede, è in presenza e vede i suoi compagni, li riconosce e mantiene un contatto, questo è già un obiettivo molto importante. Quindi non c'è ragione perché non debba partecipare, anche se rimane lì incantato davanti allo schermo. Penso a delle tipologie di disabilità in cui lo stimolo visivo ha questo tipo di fascinazione e quindi induce anche un comportamento di questo tipo che non è funzionale all'apprendimento, non lo è sempre, però potrebbe essere un modo per tenerlo in contatto. Poi occorre però per questo alunno con disabilità riprogettare a maggior ragione la didattica a distanza in un modo perché produca un qualche effetto. Può essere utile, per esempio, cercare una collaborazione col genitore, preparare dei video, anche dei tutorial per insegnare al genitore cosa fare, quale attività svolgere, anche attività molto semplici, penso a seriazioni, classificazioni, ripetizioni di parole, descrizioni di immagini, eccetera, con il bambino. Che tipo di valutazione dare? Dipende da che tipo di didattica si è fatto e se non si è fatta una didattica efficace può essere che non si sia riusciti a riprogettarla perché gli insegnanti hanno avuto tra loro delle difficoltà anche di relazione o di trovare un metro comune o non sapevano cosa inventarsi, può essere che il bambino effettivamente, il ragazzo, non fosse accessibile ad un tipo di lavoro che è quello della didattica a distanza e questo è un grosso problema. Quindi in questo caso io lascerei la valutazione ferma al primo quadrimestre e aggiungerei semplicemente una nota descrittiva che specifichi che tipo di reazione ha avuto il bambino di fronte alle proposte di didattica a distanza, in modo tale che se c'è da continuare nell'anno successivo si sappia cosa è efficace e cosa no, ed eventualmente come si deve aggiustare il tiro. Perché, lo dicevo in premessa, per alcune situazioni la didattica a distanza è veramente poco efficace, per non dire quasi inutile. Certo. Ha risposto anche altre tre domande con questa parte conclusiva, perché si chiedono appunto quali fossero i criteri per la valutazione con i bambini con disabilità. Quindi ecco, partire da quello che c'è stato prima e non concentrarsi in questi due mesi. Esattamente, io suggerisco, dico solo quest'ultima cosa magari, di fare una piccola integrazione al PEI che semplicemente riformuli gli obiettivi, perché gli obiettivi del piano educativo individualizzato potrebbero non essere più perseguibili in una situazione di didattica a distanza, quindi li riformuli pensando se c'è la possibilità di trovare un modo per seguire qualche finalità anche in questo anomalo mondo di stare in contatto e eventualmente aggiungere questa parte descrittiva che dica che cosa nella didattica ha funzionato e non ha funzionato, quali strumenti si sono rivelati efficaci e come. Questo potrebbe già essere una conclusione utile. Bene. Una domanda alla dirigente e non alla psicologa dell'apprendimento adesso, perché ha già risposto durante il webinar, però dalle domande che arrivano capisco che c'è un po' di confusione. Carmela, personalmente non amo la valutazione in decimi e condivido la proposta della valutazione narrativa descrittiva, ma la domanda è: non inserendo voti disciplinari nel registro, veniamo meno ad un obbligo di compilazione documenti? Secondo me no. Perché la situazione è talmente anomala, una situazione in cui è andato in crisi il sistema sociale e il sistema economico e produttivo, cioè non so se ci rendiamo conto in quale disastro noi stiamo cercando di nuotare per non annegare. Quindi in questo si tratta però di prendere una decisione come collegio dei docenti. Se il collegio dei docenti decide che si sospende, si mette in mora la valutazione delle discipline per questo periodo e si utilizza soltanto una valutazione conclusiva
che è una valutazione di tipo descrittivo, che potrebbe anche corrispondere a un livello numerico, ma che è una valutazione di livello, non si contravviene a nessuna norma, perché si, l'ho detto prima, si assume all'interno dello spazio di responsabilità dell'istituto scolastico autonomo una decisione che è una decisione di tipo didattico e organizzativo. Poi si tratta di avere qualsiasi forma di autonomia esige una responsabilità. Si tratta di assumersi questa responsabilità. Se lo si fa a buon fine, lo si può fare. Quindi è una scelta che è legata alla anomalia di questo periodo. Speriamo che l'ordinanza che stiamo aspettando ce lo legittimi in forma esplicita, perché questo ci toglierebbe certamente dai guai. Vediamo se succederà, altrimenti si tratta di prendersi questa responsabilità e di prendersela come collegio dei docenti, perché è il collegio che è sovrano, non è il dirigente scolastico. Il dirigente scolastico è un componente, presiede il collegio dei docenti, ma è equiordinato rispetto al potere del collegio, non è sovraordinato. Quindi non decide. L'ultima domanda la faccio io, ma non è l'ultima, una penultima. Rosaria mi chiede se sia possibile, non so se proprio l'istituto comprensivo che lei dirige è possibile farlo. Voleva capire, Rosaria, l'hanno chiesto anche in altri, se avere come esempio i criteri stilati dalla commissione per valutare e certificare il suo istituto. Ci sono degli esempi disponibili oppure sono... Sì. Beh, io ho chiesto il permesso alla commissione valutazione che li ha elaborati di poterli mettere a disposizione già di altri colleghi, perché in genere credo molto nel lavoro insieme. Non credo che nessuno di noi dovrebbe essere geloso del suo lavoro, ma io imparo molto dagli altri, e se posso mettere a disposizione qualcosa anche ad altri, e quindi avere un do-ut des, penso che sia un bene. È il pensiero della scuola quello di condividere e lavorare. Anche credo quello che sottende alla filosofia di questi webinar, mettere in comune, no? E quindi sì, se volete io i materiali li metto a disposizione volentieri, anche rispetto ai criteri di valutazione, così come li abbiamo riformulati perché siano efficaci anche in questo periodo, ripeto, di anomala condizione. Penultimissima, allora, anche perché stiamo veramente sforando, mancano 10 alle 4. Nadia, che è una maestra della scuola dell'infanzia, ricordo a tutti che dal 18 di maggio ricominceremo a trasmettere esattamente per la scuola dell'infanzia, quindi iscrivetevi alla mail list per ricevere gli inviti. Nadia ci chiede, anche per l'infanzia le griglie di valutazione fanno riferimento alle competenze europee? Se sì, in base a quali criteri di valutazione? Allora, le competenze, vado a monte. La scuola, le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono un documento unico e unitario che vede il percorso dai 3 fino ai 14 anni come un percorso verticale e continuo. Le indicazioni nazionali per il curriculum sono ispirate alle 8 competenze chiave e di cittadinanza del Parlamento europeo del 2008. Recentemente riformulate, le indicazioni fanno ancora riferimento a quelle del 2008, che però anche riformulate sono praticamente le stesse. Quindi anche la scuola dell'infanzia fa interamente riferimento a quelle competenze chiave, perché questo è scritto nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Di Bene. Questo è il documento e questi sono i riferimenti fondamentali. Ultima domanda la fa Marco Brunella Randelli per il gruppo editoriale Raffaello. Lei, in qualità di dirigente scolastico di istituto comprensivo di via Brodio Guicciardi Maffucci, ha ricevuto la circolare ministeriale per l'adozione in scuola primaria? No. Cosa farete? Perché noi non lo sappiamo. Allora, non abbiamo ricevuto la circolare e non abbiamo nemmeno ricevuto ancora la comunicazione che ci conferma quello che è stato anticipato più volte,
e cioè che i libri di testo saranno confermati. Quindi sappiamo che, che ci sarà la conferma dei libri di testo e non ci saranno nuove adozioni, ma in realtà noi non, disposizioni specifiche non ne abbiamo ancora ricevute. Quindi io ho tenuto tutto in stand-by, nonostante sappiamo che andrà così, ma lo sappiamo perché le anticipazioni arrivano sempre attraverso canali non ufficiali. Ci sono Orizzonte Scuola, per esempio, che è un sostituto del Ministero oramai. Bellissimo. E tutto quello che non si sa direttamente lo pubblica Orizzonte Scuola. Non è sempre corretto quello che viene pubblicato, ma una volta che viene pubblicato tutti lo prendono come il Vangelo, ma non va bene così. Dovrebbe essere questo il modo. No, non dovrebbe essere, anche perché comunque sia con la legge 18 convertita, no, la legge del 18 convertita, mi sembra il 27 aprile, cioè quando si può riunire il collegio dei docenti in videoconferenza, in teoria il collegio dei docenti potrebbe fare la scelta adozionale sulla Sì. novità, anche se il testo unico del decreto del 94 prevede che ci sia quella convocazione dei genitori. Noi come gruppo editoriale, ma anche altri editori, siamo un pochino in difficoltà perché cioè la nostra riflessione è quella che non arrivando una linea guida da seguire a settembre, quando voi scuole vorrete i libri, c'è caso che i libri non ci saranno. E quali stampiamo, Certo. quali consegniamo? È un problema Esatto. enorme per un gruppo editoriale perché è una programmazione incredibile che abbiamo fatto. Ma non era il tema di questo webinar. Allora, Laura, mi sono permesso di chiamare Laura. Io la voglio ringraziare perché è stata veramente chiara, precisa, competente. Le girerò, lo dico a tutti i docenti che ancora ci seguono, eravamo 2007 oggi, girerò tutti i messaggi e le domande che sono arrivate alla sua attenzione, perché trovo giusto che lei legga tutti i commenti che sto leggendo io in questo momento. E spero che ci sia ancora modo, già in questo anno scolastico, magari a settembre, no? Di rivederci in occasione per fare un quel punto dove siamo lasciati oggi e riniziare da capo. Che dice? Prendo già un sì adesso? È una bella sfida e in effetti mi fa perdere il sonno in questi giorni, se devo essere sincera, però credo che quando il Stata gioco bravissima. si fa duro, come si dice, Bene. no? I duri cominciano a giocare. Arrivederci, Arrivederci, mi grazie a servono tutti le di essere stati domande anche qua. per capire quali materiali poi Certo. sono utili da inviare. Grazie a tutti Grazie per la ancora, vostra Laura. pazienza. Presto, arrivederci. Arrivederci.